Allora, questo benedetto duplice omicidio del 1968, che oggi appassiona quasi più di prima, è stato un mostro? È il suo primo? Oppure lui non c'entra? Oppure passava di lì? Bisogna fare due chiacchiere. Sappiamo chi era Barbara Loci. Ma lo sappiamo davvero. È stata sempre dipinta in un certo modo, soprannominata la peregina, per una sua tendenza alla promiscuità. L'idea, diciamo, che io mi sono formata nel tempo è, primo, che è difficile per persone nate parecchio tempo dopo ricostruire una scena che parte da un livello pastorale quando si era analfabeti totali. Si lottava per mangiare ogni giorno, si emigrava, ecco, quindi è già molto difficile questo. Figurarsi poi se parliamo di una coppia definita come coppia aperta. Quello che non capisco è perché non, molti di voi mostrologi, se ascolta qualcun altro, escusi presenti, ecco, si ostini a non voler considerare questa una coppia aperta, oppure dei poliamorosi. È vero, Stefano Mele era sicuramente persona con qualche problematica cognitiva, però da qui a pensarlo come un idiota totale, no, perché poteva anche essere un condiscendente, così dissero i carabinieri, nessun rammarico poiché la moglie si divagava, e approfittare della situazione. Se non usciamo dagli schemi, continuiamo a dire, ma nel 68 la pistola era dentro, era l'erba, l'acqua, passava di lì uno. Passava di lì il farmacista, perché è stato detto anche questo, eccetera, no? Usciamo dagli schemi tradizionali. Lei faceva quello che faceva, il marito non aveva nulla da ridire, fino a quel momento. Cosa è successo quella sera? Proviamo a raccontarlo in modo sintetico. Il 21 agosto 1968 le cronistorie per una volta concordano che Barbara prese ciò che le restava del risarcimento al marito per un incidente stradale e se lo portò appresso. Era il suo turno e pagava lei. Illu Bianco, muratore 29enne siciliano, sposato e padre di 3 figli, ci metteva la macchina. Nel nuovo libro dico qualche cosa anche su questa automobile, perché due o tre domande sarebbero spontanee, non le fa mai nessuno. Boh. Finito il film, con Natalino forse già assopito in braccio alla madre, il terzetto esce. Raggiunge via di Castelletti dietro il cimitero. Mentre il bambino è addormentato sul sedile posteriore, i partner o si avvinghiano o fanno dell'altro, cioè un rapporto cunnilingus, qualcosa del genere, è stato ipotizzato. Però la partenza dovrebbe essere lui seduto al posto di guida e lei sopra, o lui seduto al posto di guida e lei piegata da quello del passeggero. Quindi il primo interrogativo da esaminare prima ancora di andare avanti è perché fossero invece lei al posto di guida, lui del passeggero. So che di questo si è parlato, ma non si è mai entrati nel vivo, secondo me. In questa fase, cioè preliminare, sarebbe scattata l'aggressione. La patente di Lo Bianco è fuori posto, comunque non nel portafoglio o in tasca. La borsetta di lei è aperta. Mancherebbe anche una catenina. Ora, certo, viene da pensare che il marito, esasperato perché la promiscuità era andata ben oltre e gli amanti della moglie facevano i padroni in casa sua, e anche per questi soldi che lei si portava via, tanto che si dice, insomma, Natalino fosse denutrito, sia passato di lì facendosi aiutare magari da uno di quei 100.000 cognati che qualcuno mette sul posto, e si sia preso pure i soldi, così impari, brutta svergognata, perché le chiacchiere dicevano che questa signora, questa da ragazza, insomma, frequentasse anche suo suocero, il famoso Palmerio. Ma insomma, tutto fa pensare che la famiglia conoscesse le abitudini di questa ragazza, e poi, insomma, alla fin fine ognuno vive la vita che vuole, no? La pistola venne identificata allora come una Beretta calibro 22 e sarà l'invisibile direttrice dell'orchestra investigativa. Sì,
Ma spiego nel nuovo libro per quale ragione viene subito identificata in quel modo. In base praticamente a un criterio merceologico. Si è creata un'egregora ed allora una beretta calibro 22. Ci sono fior di esperti che hanno messo in discussione questo dato, ma tant'è. Continuiamo con questa finestra di Overton. Le perizie balistiche e le interpretazioni basate su di esse indicherebbero un solo sparatore, introducendo i concetti di linea di fuoco, separazione dei ruoli e faccende specifiche approfondibili in articoli dedicati, ma ancora oggi non si sono raggiunte evidenze condivise. Alcuni spasimanti di Barbara, come appunto il Barranca che era cognato dello Bianco, perché c'erano clan Siculi e clan Sardi, ecco il Barranca, si erano visti respingere. Il motivo del rifiuto? A detta della donna, lei veniva pedinata e c'era il rischio di venire ammazzati. O era una scusa, magari ogni tanto a qualcuno diceva di no. Oppure, davvero, la libellula di Signa iniziava a pesare su qualcuno. E allora emerge un altro interrogativo. Se quella non era la prima volta in cui la disinvolta madre si portava dietro il figlio, ciò avvenne solo perché non era riuscito a sistemarlo altrove? O questa volta il povero fanciullo rappresentava una sia pur tremula barriera contro i malintenzionati? Barbara temeva il peggio da persone conosciute? Mi porto il bambino? Mi sento al sicuro? Sappiamo che Stefano Mele in mattinata si era dato malato, sarebbe stato riaccompagnato a casa dal collega Giuseppe Barranca, cognato dello Bianco. Già questo primo episodio delittuoso si verifica nei pressi di un corso d'acqua, il Vingone. Gli inquirenti terranno spesso fermo questo particolare, quale possibile indizio di un'unica mano per tutte le duplici morti del mostro. Una volta che si è formata diciamo, idea preliminare, e non la toglie più nessuno, quindi abbiamo la stessa pistola, abbiamo il corso d'acqua, abbiamo dei punti fissi. E non ne usciamo più, e invece dobbiamo. Per esempio, il film che questi due videro la sera, perché sono andati al cinema? Non potevano filare direttamente dove dovevano andare. Non risulta che lei fosse poi così appassionata di cinema. Lui era sposato, aveva una moglie, oltre che i figli. Questi vanno al cinema. Vabbè, cosa sono andati a vedere? Certi sono sicurissimi, no? Che siano andati a vedere Nudda per un pugno di eroi. Storia bellica giapponese con sfondo romantico, ve lo lascio immaginare. Ma invece molte fonti si discostano e si dicono certe che fossero andati a vedere Helga e il miracolo dell'amore, pellicola tedesca vietata ai minori di 14 anni. Le trame? Allora, Helga parla di una ragazza che rinuncia ad abortire, l'altro, nuda per un pugno di eroi, di una caritatevole e innamorata infermiera. Ora, tutto fa pensare, c'è chi ha fatto delle ricerche su questi film, ma che si trattasse di scalini di molto inferiori anche alle peggiori e scollacciate commedie all'italiana. Pertanto avrebbero potuto i due andarla a vedere, andare a godersi questa pellicola perché magari li eccitava, vabbè, con il bambino in braccio. Poi si dice che una persona fosse al cinema a seguirli, ma se ne sarebbero magari accorti. La maschera ha parlato di una persona, ma insomma questi cinema erano frequentati da persone di tutti i tipi, guardoni, maniaci, gente che ne approfittava per mettere le mani addosso, per dedicarsi a pratiche autoerotiche nei bagni, nella sala, insomma. Non penso si possa dare per certo, quindi scartiamo. Dobbiamo scartare ciò che proprio non ci può servire, che ci porta solo che fuori strada. Tanto fuori strada ci siamo, però teniamo una barra, teniamo un po' di logica. Per me non c'era motivo di andare al cinema. Metto anche in dubbio che ci siano andati, anche se molti dicono di averceli visti. Potrebbero esserci stati per 10 minuti per seminare qualcuno. Non c'è dubbio che questa donna fosse circondata da personaggi che la insidiavano per mille motivi, può essere accaduto, tant'è vero che la cosa è finita come è finita. Il bambino, appunto, potrebbe aver rappresentato una protezione per lei. Che madre era lei? Ma a detta di Natalino aveva anche i suoi momenti affettuosi, solo che lo faceva a modo suo. Vi ricordate Via col vento, quando Rhett Butler dice a Rossella: una gatta è miglior madre di te. Ci sono donne non particolarmente portate. Poi chissà perché era nato questo bambino, qualcuno dice che era figlio di Salvatore Vinci, ma insomma, lasciamo perdere questi particolari, tanto
A quel punto il padre anagrafico se ne sarà ben accorto e poi ha sempre voluto bene al bambino. Quindi il bambino potrebbe essere stato anche un'autoprotezione, me lo porto, tanto dal punto di vista, diciamo così, morale, la Barbara non si faceva alcuno scrupolo. Vanno sì vicino al cimitero, che era sì, una zona anche deputata agli incontri, però era esposta, non era particolarmente protetta, quindi se erano ancora vestiti, perché in teoria lo erano, perlomeno lui, e non sdraiati, potevano accorgersi di un raid o anche di un singolo. Potrebbe essere anche spuntato all'ultimo momento, però la situazione era aperta. Lei perché sta su quest'altro sedile? Ma perché ce l'hanno fatta andare? Nessuno ci pensa mai. Perché se si esce dall'ortodossia dei finti rivoluzionari delle narrazioni, quelli che sembrano sempre voler introdurre chissà quali elementi di anarchia, ma guai se ti discosti, i finti libertari del mostro di Firenze, guai, però è così, cioè quello che dovevano fare lo potevano fare tranquillamente, anzi molto più tranquillamente, sul sedile di lei che non aveva l'ingombro del volante, per un rapporto in cui lei si dedica a sesso orale verso di lui, ma quando mai? Beh, spostiamoci, ma voglio dire, non ha senso, lei è stata rivestita, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Cioè, poteva anche essere vestita. Cioè, forse erano invece impauriti, intimoriti, perché avevano sentito arrivare qualcuno. Qualcuno che potrebbe anche essere entrato in macchina, che voleva un regolamento di conti nel senso di una franca spiegazione per poi magari pestare lui, perché da alcuni atti si evincerebbe che lui volesse entrare, diciamo, in gara. Per le grazie di lei, perché qualche volta insomma correvano anche dei ricompensi in denaro per lei, che poi li prendeva, li spendeva, li dava ad altri, cioè succede spesso in quel mondo. Lei però non era una professionista, era una ragazza, ragazza, perché comunque aveva 32 anni, oggi ha 32 anni, per carità, inizi la tua vita, che non aveva ancora deciso cosa avrebbe fatto da grande. E quindi si solazzava, svolazzava, o doveva pensare alla famiglia al posto di questo coniuge manovale avventizio, con qualche problemino di equilibrio. E, dunque, quella posizione potrebbe anche essere stata indotta. È un profilo di ricerca, ovviamente, però io non l'ho scartato proprio per niente. Oggi, siccome sono 30 anni, 40, no, io figurati 50, io che studio da sta storia. E non ho trovato una sola persona che l'abbia detta uguale a un'altra. Questo è un elemento da introdurre. Lì potrebbero anche esserci arrivati perché costretti, perché seguiti sì, ma da qualcuno, vabbè, parliamone, chiariamo, però era qualcuno con cattive intenzioni. Poteva essere anche gente del giro del bar di Prato, quasi sicuramente lo era. Noi abbiamo visto che questo bar era frequentato da persone che poi ritroviamo ai processi negli anni 90. E era un bar frequentato dai sardi, ma anche da toscani. E, sì, probabilmente era un bar malfamato, però è diventato una leggenda, un'icona, un feticcio. Quindi qualcuno di questi probabilmente era aggregato perché voleva godere delle grazie di Barbara. Barbara, che ricordiamolo, lamentava di essere seguita da una persona in motorino. Poi le cose sono andate storte, è facile che vadano storte, anche se l'ambiente non ricorda esattamente quello dei film patinati, anche nei film patinati dove ci siano delle grandi devianze, che chiamiamo devianze solo per darci un canone, ecco, non c'è un profilo morale, però sono devianze soprattutto nel 68 rispetto alla regolarità coniugale. Ecco, quindi dove ci sono dei giri che implicano soldi, che implicano denari, che implicano gelosie, perché le gelosie ci sono anche nei confronti di una mercenaria. Ne scatena e come? Una mercenaria non è una donna inquadrabile solo nel mestiere, c'è poi una sua vita emotiva, devo dirlo io, mi sembra evidente. Quindi scappa di mano qualche cosa. Può darsi che lì ci fosse effettivamente il futuro mostro e sia scappato per la paura, però è rimasto compromesso e invischiato nella storia. E in un secondo momento è stato richiamato in causa per portare avanti un progetto. Mi sembra la linea più probabile. Sono abbastanza disinteressata in questa fase in premessa
a che tipo di pistola fosse, anche perché non l'hanno trovata e stiamo parlando di un'arlesiana. I carabinieri assicurarono che fu drenato il vingone addirittura e poi insomma, un assassino la butta lì, ma no, se la porta. Ecco, quindi questa pistola, queste pistole non sono forse passate di mano sempre, ma forse quella volta sì. E dunque basta con la vecchia narrazione, con gli schemi ormai logori e consunti. Queste persone agivano in modo disinvolto, in una serata probabilmente dedicata a un sesso mercenario, forse anche di gruppo. Sono partiti brutti discorsi, che facevano riferimento sia a gelosie, a rivalità, a contese per, l'attività di questa donna. E il bambino natalino naturalmente non c'è di alcun aiuto. Noi sappiamo che Natale, che ha tutto il nostro rispetto, ha avuto una vita assolutamente disastrata. Speriamo che nel frattempo abbia recuperato. L'hanno chiamato al processo Pacciani, dovevano fargli molte domande, non gliel'hanno fatte proprio nessuna. O meglio, solo Santoni Franchetti provò e non ci fu niente da fare. L'unico interrogatorio serio è quello dell'avvocato Santoni Franchetti. Sì, lo ammetto, io lo ammiro quasi più di quanto abbia ammirato Filastò. Molti anni dopo, Santoni Franchetti comunque sì, è contemporaneo, voglio dire, però fa un altro ruolo e non c'è niente da fare. Natalino non risponde, non ricordo, non lo so, sono andato a piedi, sono tornato in bicicletta, mi hanno portato in spalla, cantavano la tramontana, mi sono svegliato con i colpi di pistola, non è vero niente e nessuno glielo chiederà mai perché qualche intervista recente anche sul quarto grado, mi sembra, eccetera, dice: no, non sono nemmeno andato a trovare la mia mamma, un giorno ci andrò. Voglio dire, lasciamolo perdere, perché io credo che questa persona debba essere sempre seguita e nel suo percorso di vita perché ha avuto dei grossi traumi. Sento che ha dei consulenti adesso, pare che Mario Spezzi lo mantenesse in un periodo e ora lui ha ringraziato, insomma, questi consulenti perché lo foraggiano, insomma, problemi economici sempre, problemi di casa, partecipò a una manifestazione per il diritto alla casa negli anni che furono, negli anni 90, poi si accampò con una tenda nell'ex manicomio di San Salvi, cioè, ora, Natalino, escluso, via, non è che non mi serva, mi servirebbe, ma è inutilizzabile. Quindi partiamo da questa premessa perché è la mia strada. Voi continuate pure, se volete, a pensare, ma quel giorno c'era il cognato, c'era il marito, c'era quello, quindi Salvatore Vinci, ma è un frullino e non se ne esce. Io tiro fuori questa teoria che trovo assolutamente verosimile. E questa è la prima parte, naturalmente, della saga sul mostro di Firenze. Ragazzi di Via Po, ma seguitemi, ragazzi interessati al crimine irrisolto o risolto, ma male o che altro, seguitemi, seguite tutto, perché in questo caso sì, tutto si tiene. Buona serata.